Ciao ragazzi e benvenuti o bentornati su Insegnanti si diventa. Sono molto contenta di registrare questo video perché ovviamente si parla di libri, come avrete capito dal titolo, e vi farò vedere il mio haul abbastanza consistente di libri che ho fatto in occasione del Black Friday, quindi già circa più di una settimana fa, e ho ordinato su Libraccio. Io vi consiglio moltissimo questo sito perché trovate sia libri nuovi a un buon prezzo, sia comunque libri usati, gli stessi libri anche in versione usata, e sono tutti tenuti molto bene, sembrano veramente come nuovi. Alcuni erano addirittura ancora incellofanati, quindi potete fidarvi. Inoltre, in molte città Libraccio ha anche il negozio fisico, per esempio qui a Torino c'è anche, e anche lì ogni tanto, se mi capita o se vi capita anche a voi, può essere utile fare un giro per scovare qualche offerta, qualche super affare. Io in totale ho speso circa 40 euro, 39,90, però ho preso veramente tantissimi libri e quasi tutti usati, sì, penso, no, tranne uno che era nuovo. Tra l'altro uno però l'ho preso alla Feltrinelli, non a Libraccio, tutti gli altri di Libraccio erano usati e è stato un affare perché, come vedrete, veramente ho fatto incetta. Era da tantissimo tempo che non acquistavo libri e tra l'altro qui a Torino non ho ne nemmeno tantissimo spazio dove metterli, però non importa. Ho preso sia libri di filosofia che di storia e due libri invece di autoformazione per gli insegnanti, perché quest'anno, come vi ho già accennato in alcuni video, ci sono un po' di problemi a scuola per quanto riguarda la gestione della classe e quindi ho voluto prendere così dei libri per un'autoformazione. Quindi partiamo subito da questi. Appunto, sul sito della Feltrinelli, siccome avevo ancora una gift card da spendere, ho acquistato questo libro, L'arte di insegnare, di Isabella Milani. Questa è una professoressa con un'esperienza trentennale nella scuola media, se non sbaglio, e tra l'altro lei ha anche un blog che potete trovare molto aggiornato, che si chiama La professoressa vi risponde, dove appunto pubblica articoli riguardanti il mondo della scuola e comunque risponde anche alle lettere che arrivano dagli utenti, dai colleghi. Questa è la seconda edizione, ampliata, quindi c'è qualche capitolo in più. È molto interessante, ho già iniziato a leggere qualche capitolo, quelli appunto relativi all'autorevolezza, alla gestione della classe, alla disciplina. E è molto utile perché è sì un libro, diciamo, di teoria, no? Di didattica, di pedagogia, però come dice il sottotitolo, Consigli pratici per gli insegnanti di oggi, fornisce proprio degli spunti e dei consigli pratici da mettere in pratica proprio, per esempio se un alunno vi risponde in un certo modo, voi fate in questo modo, rispondete così, dite questo, quindi vi dà proprio anche dei consigli utili da spendere, ecco, ovviamente insieme anche alla teoria e diciamo alla didattica. In generale, sicuramente voglio leggere anche il secondo libro di questa autrice, che è appunto Maleducati o Educati Male, dove lei parla appunto del ruolo che i genitori e in generale la società rivestono nell'educazione dei giovani, e quindi niente, è sicuramente un libro che per tutti gli insegnanti, a mio parere, dovrebbero avere. Altro libro dedicato sempre alla gestione della classe, si chiama proprio La gestione della classe, modelli di ricerca e implicazioni per la pratica, editrice La Scuola. Questa è proprio una collana didattica, di ricerca didattica di Luigi D'Alonso. Questo qua, vedete, a differenza degli altri, è l'unico che è leggermente sottolineato, ma veramente in maniera impercettibile. E non l'ho ancora iniziato, ma sarà il primo che andrò a leggere insieme all'altro e spero che anche questo appunto contenga delle strategie, oltre che dei modelli teorici, anche delle strategie pratiche, insomma, per gestire la classe. Quindi ovviamente, nei prossimi video, nel video delle letture del mese, poi vi farò sapere cosa ne penso. Poi partiamo dai libri di storia, e la chicca però la tengo per ultima. Allora, ho preso due libri che erano nella mia wishlist da tanto tempo. Allora, il primo è I più celebri discorsi della storia, dall'antichità fino alla seconda guerra mondiale. E questo credo sia il primo volume, forse c'è anche un secondo volume. E costava 9,90, ma appunto, come vi dicevo, l'ho preso usato, quindi a metà prezzo.
edito da Barbera Editore a cura di Roberta Mazzini. E ci sono appunto i più famosi discorsi della storia, per esempio, per citare alcuni personaggi importanti, abbiamo Pericle, Elisabetta I, Thomas Jefferson, Washington, Napoleone, Robespierre, Garibaldi, Cavour, Abraham Lincoln, Lenin. Insomma, abbiamo tantissimi personaggi della storia che in qualche modo hanno lasciato un'impronta attraverso i loro discorsi. E secondo me anche questa, insomma, è una chicca, anche se dovete pensare a un regalo di Natale per magari un amante della storia o dell'oratoria, della retorica, potrebbe essere un'idea. Invece, sempre altro libro di storia, questo veramente lo puntavo da tantissimi anni ma non lo trovavo mai, era sempre esaurito, è La storia fatta con i sé. Se Napoleone avesse vinto a Waterloo e altri eventi che avrebbero potuto cambiare il mondo, a cura di Robert Cowley, edito da Rizzoli, la copertina tra l'altro molto bella, e ogni capitolo appunto traccia un possibile scenario se la storia fosse andata diversamente, quindi una sorta di storia controfattuale, se vogliamo. E appunto cosa sarebbe successo ad esempio se i nazisti avessero vinto la guerra, piuttosto che insomma altri episodi storici importanti. Va, se non sbaglio, dall'antica Grecia, sì, quindi copre un po' tutti i periodi, dall'antichità, storia antica, storia medievale, moderna e contemporanea. Sono molto curiosa di leggerlo, insomma, anche perché secondo me può prestarsi anche a un uso didattico, perché no, magari facendo ragionare i ragazzi su come sarebbe potuta cambiare la storia se le cose fossero andate diversamente, magari ragionare sul perché sono andate in un certo modo e non in un altro. Quindi sicuramente sono molto curiosa di leggerlo e vi farò sapere anche di questo. Lascio l'ultima chicca di storia alla fine, adesso vi parlo di quelli di filosofia. Allora, ho fatto una bella scorta. Innanzitutto, vabbè, un classico di Luciano De Crescenzo, La storia della filosofia medievale, perché io avevo il primo volume, quello sui presocratici, ho anche quello di storia della filosofia antica. In generale mi sto facendo tutta la collezione di De Crescenzo. Tra l'altro, di De Crescenzo vi consiglio di guardare il documentario sulla sua vita, sul suo pensiero, che trovate su Amazon Prime Video. È veramente un documentario anche abbastanza breve, però fatto molto bene, che racconta appunto di questa personalità, di questa figura molto legata alla città di Napoli, tra l'altro. E appunto mi sto facendo tutta la collezione delle sue opere, perché la sua caratteristica è quella di essere un divulgatore, ma nel senso positivo del termine, nel senso che riesce a far apprezzare una materia magari difficile e ostica come la filosofia anche a un pubblico di non accademici, di non esperti del settore. Quindi è un ottimo spunto anche per noi insegnanti, no? Per come proporre la filosofia a un pubblico che è quello di 15-16 anni che non sono esperti, no? Di questa disciplina. Quindi, poi, altro libro di filosofia che ho voluto prendere, che ho visto, tra l'altro non neanche lo conoscevo, però è veramente un'ottima risorsa, mi sarebbe stato utile anche per la tesi, è La filosofia, una cura per la vita, contro il disagio dell'esistenza e i problemi dell'uomo contemporaneo, di Walter Bernardi e Domenico Massaro. Tra l'altro questi autori già li conosco, hanno scritto, Domenico Massaro è anche autore di numerosi manuali per il liceo, e è diciamo uno di quei saggi che si inserisce all'interno della corrente delle pratiche filosofiche, quindi su come la filosofia può veramente risultare utile nella vita quotidiana per appunto lottare contro il disagio, contro la sofferenza dei problemi dell'uomo contemporaneo. Anche questo naturalmente lo leggerò insieme a tutta la mia, andrà insomma insieme a tutti gli altri libri che mi sono stati utili per la tesi, perché io mi sono occupata appunto di pratiche filosofiche, della filosofia come pratica quotidiana, pratica concreta, e quindi anche di questo sono molto curiosa di farmene un'idea. Poi, sempre su questa scia, ho acquistato anche Filosofia per tutti, di Richard Popkin, credo, e Avrum Stroll. Non conosco questi autori, credo siano professori, sì, sono professori nell'Università della California e l'Università di Washington.
Questo è appunto un'introduzione alla filosofia, ai temi fondamentali della filosofia, fatta però non in maniera cronologica, sistematica, ma per aree tematiche, quindi distinguendo tra etica, filosofia politica, metafisica, filosofia della religione, teoria della conoscenza, logica e filosofia contemporanea. Quindi può essere anche questo un ottimo strumento, penso anche didattico, comunque per noi insegnanti, per tracciare un po' un percorso della filosofia, di quelli che sono i concetti, i temi fondamentali della filosofia, ma distinti per aree tematiche, ecco. Questo qua, insomma, lo puntavo da tanto tempo, ma non riuscivo mai a trovarlo fisicamente nelle librerie, non so se sia fuori commercio, io appunto l'ho acquistato usato. Altro libro, ultimo libro di filosofia che non conoscevo, ma mi ha tentato molto, mi ha incuriosito molto quando l'ho visto lì sul sito, è appunto questo testo, I 100 talleri di Kant, La filosofia attraverso gli esempi dei filosofi, di Pietro Emanuele, edito da Salani Editore, e appunto non è altro che una storia della filosofia, se vogliamo, o comunque un saggio di filosofia, a partire però proprio dagli esempi che i filosofi fanno nelle loro opere. Per esempio abbiamo Achille la tartaruga, l'anello di Gige, cos'altro, la palla di Hume, i 100 talleri di Kant, cos'altro abbiamo... Insomma, un po' di esempi proprio tratti dalle opere dei filosofi. Siccome spesso capita che anche noi insegnanti magari non riusciamo a leggere tutte le opere dei filosofi o magari non le approfondiamo in maniera così, così precisa, così profonda, però questo può essere uno strumento veramente utile per raccontare anche ai ragazzi in classe un aneddoto particolare, fare leva appunto su un certo episodio, un certo esempio, in modo tale che anche ai ragazzi rimanga più impresso, se vogliamo. E niente, spero che possa essere veramente interessante e vi farò sapere. Arriviamo alla chicca proprio che non poteva mancare in questo video, in questo ordine che ho fatto online. Era anche questo un libro che puntavo da tanto tempo, però naturalmente aspettavo che il prezzo diminuisse perché è, diciamo, un'opera da collezione, ecco, non è un vero e proprio libro, e si tratta della storia nelle prime pagine del Corriere della Sera. Veramente un'edizione straordinaria, come vedete molto consistente, insomma è un bel mattone, e edito da Rizzoli. Ed è appunto una raccolta, come potete vedere, di tutte le prime pagine del Corriere della Sera. Eccole qua. L'unica cosa, se vogliamo, negativa è che, come potete immaginare, è scritto molto piccolo. Cioè, bisogna veramente fare... Sicuramente se lo si vuole... io pensavo di utilizzarlo a scuola, soprattutto quelle pagine che riguardano la Prima Guerra Mondiale, la Seconda Guerra Mondiale, ma perché no anche il Novecento. Però naturalmente andrebbe fatta una fotocopia ingrandita perché è veramente molto piccolo, non si riesce a leggere. La cosa positiva è che prima delle varie pagine, dei vari periodi, c'è una sorta di introduzione... con appunto gli eventi salienti di quel periodo, con anche immagini di repertorio, e trovate poi una piccola linea del tempo con gli eventi fondamentali di quell'anno, divisi appunto per annata. Se non sbaglio, questo dovrebbe iniziare dall'Unità d'Italia, quindi dall'Italia Unita. Vediamo un attimo, vi dico subito il primo anno. 1876, quindi dai subito l'Italia post-unitaria, e arriva fino al 2015, se non ricordo male. Sì, 2015, e infatti come potete notare le edizioni più recenti sono quelle a colori, naturalmente. Ci sono anche
proprio le prime pagine che riguardano gli eventi più recenti, quindi anche per i ragazzi di quinta, quando spesso non si arriva a spiegare comunque la seconda metà del Novecento, la storia contemporanea, può essere utile magari far studiare questo periodo, questi eventi salienti appunto del Novecento, proprio su una pagina di giornale. Secondo me è veramente diciamo uno strumento che può essere utile, innanzitutto è da collezione, quindi anche questo, se avete in mente magari un regalo di Natale per un appassionato di politica o di storia, è sicuramente un ottimo acquisto, però secondo me per noi insegnanti può veramente essere utile come strumento didattico. E niente ragazzi, anche questo tra l'altro vi volevo semplicemente dire che l'ho pagato solo 3 euro, quindi per dirvi che costava, c'era anche l'adesivo che mostrava il prezzo intero a 9,90 euro, ma era in offerta già a 9,90 euro, in più era usato e quindi potete immaginare. E niente ragazzi, questo è stato il mio super ordine di libri su Libraccio. Ovviamente vi consiglio questo sito, trovate anche i link nell'info box. Vi farò sapere poi nei prossimi video e su Instagram come la recensione insomma di queste letture. Io vi saluto e vi do appuntamento al più presto nei prossimi video.